Buon pomeriggio e benvenuti a questo spettacolo Cosmic Groove. Sono i solchi cosmici. Quali solchi? Ma i solchi del vinile, dei dischi, no? Di un tempo, ma anche i solchi sulla sabbia dei disegni, di suggestioni visive, ma anche, come dire, le onde gravitazionali, anche dei solchi cosmici più in generale. Questo spettacolo vuole mettere insieme evocazioni musicali, grafiche ed è basata su quattro singole osservazioni di quattro personaggi più o meno famosi che hanno con la loro osservazione cambiato il nostro modo di vedere l'universo e quindi anche un po' il nostro modo di vedere noi stessi. Ecco, io il primo personaggio ve lo introduco subito ed è Galileo Galilei, del quale tutti sappiamo tanto. Non so se tutti sapete che era figlio di un musicista, lui stesso suonava bene alcuni strumenti, era anche un poeta e Calvino dice che è stato il più grande scrittore italiano addirittura. Sicuramente secondo me è stato il più grande divulgatore di tutti i tempi. Ma qui lo vogliamo mettere in evidenza una singola osservazione per ognuno, abbiamo detto. Quella di Galileo è l'osservazione con il cannocchiale, è la prima osservazione che lui fece del cielo. Galilei non inventò il cannocchiale, che fu inventato piuttosto da un olandese, ma lui fu il primo a rivolgere il cannocchiale verso il cielo. Cioè non verso il mare per vedere la bandiera della nave all'orizzonte o i movimenti nel campo nemico di battaglia, ma piuttosto per vedere, per conoscere cosa c'era. E ha visto cose che nessuno aveva mai visto prima. Che cosa vide lui in un certo giorno di gennaio del 1610? Questo è il suo notebook originale, dove lui appuntava quello che lui osservava nel cielo. E non so se vedete, ma c'è scritto AD 7 di gennaio 1610, Giove si vedeva col cannone, cannone è il nome che si dava al cannocchiale, in fondo cannone è, se si pensa bene, cannone occhiale, da cui cannocchiale, e tre stelle fisse così. Vedete, questa è Jupiter con la I e queste 1, 2, 3 sono tre punti luminosi vicino Giove che nessuno aveva mai visto. Una scoperta. E lui dice, delle quali senza il cannone ni una si vedeva. A D8, il giorno dopo, appariva così. Qui Giove e le tre stelline si sono spostate tutte a destra. Anche questa è una meraviglia, cioè nei cieli immutabili c'era una cosa che cambiava da un giorno all'altro. E dice anche che questo moto delle stelle era di moto diretto e non retrogrado, come dicono i calcolatori, che erano quelli evidentemente che facevano i calcoli della posizione degli astri nel cielo. A D9 era nugolo, punto. Non si vede niente. A D10 si vedeva così. 1, 2, 3 e la terza è occultata da Giove, lui dice, perché lui capisce che queste tre stelline stanno ruotando intorno a Giove. Questa è una singola osservazione, ma perché cambia tanto? Cambia tanto del nostro modo di vedere l'universo? Beh, bisogna risalire al fatto che fino ad allora la nostra concezione dell'universo era quella di avere una Terra al centro di tutto e naturalmente tutto che girava intorno alla Terra, non è la cosa più ovvia, è quello che vediamo tutti i giorni, tutto gira intorno a noi, compreso il Sole. Ora questo il Sole e tutti questi pianeti che noi conosciamo bene, che erano conosciuti fin dai tempi di Aristotele appunto, erano pensati come dei diademi, della specie di diamanti incastonati in sfere di cristallo, le quali poi si muovevano una rispetto all'altra. Ecco, questa osservazione manda in frantumi le sfere di cristallo. È chiaro che questi tre oggetti che girano intorno a Giove vuol dire che Giove non sta per niente incastonato in una sfera di cristallo. Inoltre, vuol dire
che non tutto si sapeva già. Badate che allora l'atteggiamento più frequente non era solamente che, come dire, questo è quello che si sa, ma è questo è tutto quello che si doveva sapere. Non c'era altro da sapere. Ecco, per questo l'osservazione di Galileo è particolarmente rivoluzionaria. Ci dice che non è affatto vero, che per quanto possono essere autorevoli i pensatori del passato, per quanto possa essere considerato la verità assoluta un certo libro sacro, può non essere così. È la scoperta dell'ignoranza. È la scoperta che il dubbio ha un valore, che non tutto si sapeva, che non tutto era scritto, che si potevano fare delle domande e che soprattutto la prova diretta di qualcosa che io osservo può mandare in frantumi le credenze del passato. Ecco perché questa osservazione, per quanto così astratta, singola rispetto a tante altre, ha una importanza molto particolare. Badate che Giove assumeva in questo caso un ruolo molto speciale. Era un piccolo sistema solare in miniatura, cioè il Sole aveva avuto da poco con Copernico questo ruolo speciale, ma a sua volta Giove si assumeva questo ruolo speciale. È il primo segno di quello che appunto si chiamerà poi l'universalità della gravitazione, e cioè che la gravitazione vale dappertutto. La Luna gira intorno alla Terra come questi satelliti girano intorno a Giove, come la Terra stessa gira intorno al Sole. Beh, da allora abbiamo fatto un sacco di progressi, infatti sappiamo oggi come sono fatte le superfici. Dopo questi tre satelliti di Giove ne scoprì un quarto, li chiamò Medicei, satelliti Medicei, per ringraziarsi la famiglia Medici, e oggi sappiamo bene come sono fatte le sue superfici, sono cose affascinanti. Ecco, ma la cosa importante è che da allora in poi è stato, come dire, un punto di non ritorno. Nulla è stato più come prima, dopo questa osservazione di Galilei, perché abbiamo capito che c'era ancora tanto da scoprire. E non è caso Galilei è considerato l'iniziatore non solo del metodo sperimentale, ma quello della scienza moderna, che ha come presupposto fondamentale il dubbio e la prova sperimentale come solo argomento per confutare qualsiasi credenza del passato. Thank you.
Bene, il secondo personaggio di cui vi parlo è, ora apparirà, Joseph von Fraunhofer. Oggi questo nome è anche famoso per una serie di istituti di ricerca applicata in Germania. Chi era? Qui lo vediamo medagliato e, come dire, un po' ingessato, ma la vita di Fraunhofer è molto interessante e anche molto sofferta, direi. Lui da bambino rimase orfano molto giovane e fu preso a lavorare presso un vetraio che costruiva lenti, vetri e diciamo era un po' uno schiavo. Aveva 10 anni, non gli veniva concesso di leggere, di studiare, solo di lavorare e aveva un giaciglio nel sottoscala di questa casa, azienda, di questo vetraio un po' schiavista. Per quanto possa sembrare paradossale, la fortuna di Fraunhofer fu che questa casa crollò. Evidentemente il legno era un po' marcio e crollò con lui dentro. Accorse la popolazione per cercare di estrarre dalle macerie chi c'era sotto e il principe Massimiliano di Baviera accorse anche lui, che passava lì vicino, e estrasse con le sue stesse braccia il giovane Joseph da sotto questa casa. E si sentì un po', come dire, responsabile di questo giovane, gli diede un'istruzione e la verità è che Fraunhofer era una persona straordinaria. Lui mise a frutto le conoscenze tecnologiche, diciamo così, che aveva acquisito, proprio sperimentali, pratiche, in questa fabbrica e qui vediamo poi il principe Massimiliano che divenne il re di Baviera e assunse una importanza notevolissima. Di fatto la Baviera era quella che riusciva a realizzare lenti, vetri perfetti, con dei segreti veri e propri che Fraunhofer si portava dietro dal suo know-how. Questi specchi, questi vetri, queste lenti erano talmente perfette, provate di volta in volta, ogni volta da lui. Ecco, l'osservazione, la seconda osservazione che vi presento, è un'osservazione, anche questa straordinaria, fatta da Fraunhofer. Guardando la luce solare attraverso un prisma, beh, voi sapete che se si fa passare la luce attraverso un prisma, luce bianca, quella all'interno del prisma si scompone nei vari colori. È una conseguenza della rifrazione che c'è all'interno del vetro ed è anche notevolissimo come fatto, se volete, in generale, che la presenza dei colori sia già contenuta nella luce bianca. Questo Newton lo capì bene, fu il primo a fare questo tipo di esperimenti. Pensate che Cartesio pensava che la luce colorata non fosse contenuta già qui, ma che venisse fuori dal prisma. Tanto per dire come le cose che noi consideriamo oggi ovvie non erano poi al tempo. Beh, sappiamo anche che uno spettacolo bellissimo è dato dall'arcobaleno, che non sono altro che tantissimi piccoli prismi, goccioline in sospensione, che viste dall'angolo giusto ci fanno vedere proprio questo arcobaleno di colori. Ma l'osservazione non è questa. Come dicevo, il fatto che i colori si potessero vedere dalla luce bianca era già noto. E che Fraunhofer riuscì a fare delle lenti così fatte bene, senza aberrazioni, da distinguere in questi colori delle righe nere. Una cosa misteriosa. Lui per lì, lui pensò che fosse un difetto di quella particolare, di quel particolare vetro, ma poi ne esaminò anche altri e tutti avevano queste righe nere nella medesima posizione, a un certo punto di separazione tra certi colori. Non sapé, cioè non interpretò, diciamo così, queste righe, ma le classificò in maniera perfetta grazie a questi suoi vetri così veramente eccezionali come purezza. Ecco, classificò tutte queste righe nere che poi furono interpretate più tardi da Kirchhoff. Perché questa osservazione è straordinaria? Perché ci dice che il nostro universo è veramente fatto allo stesso modo dappertutto. Perché queste righe nere che cosa erano? Ecco, facciamo un attimo una piccola digressione.
Noi oggi sappiamo come sono fatti gli atomi. Gli atomi sono fatti con un nucleo positivo al centro e il numero di protoni che è nel nucleo ci dice qual è l'elemento. Un protone lo chiamiamo idrogeno, due protoni lo chiamiamo elio e così via. Sei lo chiamiamo carbonio, sette azoto, otto ossigeno. Questi nomi non devono distorcerci dal fatto che quegli elementi dovrebbero essere chiamati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perché è proprio il numero di protoni nel nucleo che le differenzia. Naturalmente tanti protoni nel nucleo, per neutralizzare l'atomo, tanti elettroni girano intorno. Ma gli elettroni non girano intorno al nucleo atomico come se fossero dei pianeti intorno al Sole. La differenza fondamentale è che possono stare solamente in certe orbite e non in certe altre. E queste orbite si differenziano l'una dall'altra per un salto energetico ben preciso. Cioè, l'elettrone, i due elettroni che stanno qui, non possono stare qui in mezzo, in un'orbita qui in mezzo, e neanche qua. O stanno qui o stanno nello stato successivo. Cioè, è quantizzata l'energia di un atomo. E gli elettroni possono stare solamente in questi livelli. Allora, qual è la spiegazione di quello che vide Fraunhofer? È che un elettrone che si trova in un certo livello energetico, all'arrivo della luce, può prendere, può assorbire quella che corrisponde al salto energetico preciso. E a questo punto va a transire al livello successivo, assorbendo quella linea lì, che poi naturalmente riemette ricadendo nel suo stato fondamentale. Rivediamolo. Vedete, questo elettrone è nel secondo livello. Adesso, quando arriverà la luce, passerà nel terzo livello e assorbirà la riga rossa. Vedi, il rosso non c'è più. L'ha assorbito lui. E dopo un po' ricadrà nel suo livello energetico, ma a questo punto mandandolo in una direzione qualsiasi. Quindi, quella righina rossa lì non c'è più, vista da qua, dall'osservatore. Apparirà una riga nera nello spettro. Vale a dire che quelle righe nere corrispondevano alle atmosfere del Sole. E queste righe nere sono il segno, la firma di quali atomi c'è nell'atmosfera solare. Quello che sappiamo quindi è che la luce bianca dà un continuo di colori, ma se la luce bianca passa attraverso un gas, questo trattiene proprio quelle righe elettromagnetiche, quei colori, se volete, che corrispondono ai suoi salti energetici. Quindi quelle li trattiene e non le rimette nella stessa direzione. Quindi qui mancheranno. E questi segni non sono altro che una sorta di codice a barre. Ogni elemento ha un suo codice, ha i suoi salti energetici. Per cui, esaminando non solo la luce del Sole, ma quello delle altre stelle, noi sappiamo quali elementi ci sono in giro per l'universo. E, sorpresa, scopriamo che sono gli stessi che sono sulla Terra. Cioè l'universo è fatto dappertutto con la stessa costituzione della materia che c'è qui da noi. Non è così misterioso, in fondo. Addirittura pensate che uno degli elementi, una delle righe, era stata trovata prima sul Sole e poi sulla Terra. Quell'elemento è l'elio. L'elio fu scoperto prima sul Sole che sulla Terra, straordinario. Il nome che gli si dà da quell'elemento è elio, che vuol dire in greco sole, proprio per quello. Quindi, da queste osservazioni di Fraunhofer, correttamente interpretate, noi sappiamo come è composto l'universo dappertutto. Sappiamo, vale a dire, che la tavola periodica degli elementi, che Mendeleev ha tirato fuori dagli elementi che sono sulla Terra, in realtà sono gli unici elementi in tutto l'universo. L'universo è fatto dappertutto allo stesso modo. In particolare, oggi, che sappiamo anche ricostruire la storia dell'universo, sappiamo che idrogeno ed elio sono quelli che sono venuti fuori, diciamo così, dal Big Bang, e che invece tutti gli altri elementi, ossigeno, carbonio, ferro, via via in quantità minori, sono stati formati nell'universo dove? All'interno delle stelle. Se non ci fossero le stelle, non ci sarebbero tutti questi elementi. Questo, per esempio, è una sorta di giardino d'infanzia delle stelle, è una vera foto del telescopio Hubble. Sono agglomerati, addensamenti di materia, essenzialmente idrogeno e un po' di elio, che piano piano, per via della forza di gravità, diventeranno delle stelle. Le stelle al loro interno
grazie alla pressione della gravità, riusciranno a raggiungere temperature così elevate da formare gli elementi successivi, sono delle fucine, delle fabbriche di elementi, le stelle, formeranno gli elementi fino al ferro, poi al ferro la fabbrica si spegnerà. Non è più possibile per una stella fabbricare elementi più pesanti del ferro, ci vuole troppa energia, non ce l'ha. E allora la fabbrica si spegne improvvisamente, non irradia più l'energia termonucleare, la gravità vince e la stella collassa. Collassa, rimbalza sul nucleo e forma quella che si chiama... Questa è una stella mentre vive, come il nostro Sole, e questa è la stella finale, quando si... diciamo, questa esplosione manda in giro che cosa? Manda in giro tutti i prodotti che ha formato durante la sua vita. E quindi manda in giro il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, manda in giro gli elementi di cui siamo fatti anche noi, anche i pianeti. Quindi non solo noi siamo polvere di stelle, ma da questa osservazione di Fraunhofer quello che veramente si capisce è che l'universo non è solamente fuori di noi, ma l'universo è anche dentro di noi. Siamo fatti, noi siamo oggetti cosmici, come gli asteroidi, come la polvere interstellare. Siamo fatti tutti della stessa materia. Thank you.
Ecco, ho dimenticato di dirvi che Frau Knopfler morì molto giovane, 37 anni se non sbaglio, proprio per le esalazioni di tutti, diciamo, i vetri che aveva costruito nella sua vita. Altro personaggio che potrebbe essere definito sfortunato è Henrietta Leavitt, probabilmente è il personaggio meno noto fra quelli che presento oggi, ma motivo in più per farlo conoscere. Dunque, Henrietta ebbe la meningite quando aveva 5-6 anni e diventò sorda. Ma questo non le impedì naturalmente di dedicarsi ai suoi studi preferiti, che erano l'astronomia. Eravamo in un'epoca, siamo ai primi del Novecento, in cui conoscevamo tante cose dell'universo. Da Galileo in poi i telescopi, i cannocchiali avevano fatto fare tante osservazioni nel cielo. C'era però un elemento fondamentale che mancava. Non sapevamo a che distanza fossero quelle luci che vedevamo lì, proiettate in questa grande sfera celeste. C'erano per esempio, non so, delle nuvolette, ma erano gas contenuti nella nostra galassia o erano cose lontanissime, fatte chissà di che cosa, magari di altre stelle. Mancava in qualche modo un righello che ci dicesse a che distanza fossero gli oggetti, ma anche quindi quanto veramente fosse grande l'universo. Ecco, all'epoca di Henrietta Leavitt il metodo per misurare le distanze, c'erano solamente due metodi. Uno era quello della triangolazione. È noto che se in un triangolo avete un lato e due angoli, sapete tutto di quel triangolo. Quindi se una base di quel triangolo è diciamo, il diametro e l'orbita della Terra intorno al Sole, allora sapete a che distanza sono le stelle. Ma questo funziona solamente per le stelle più vicine, quelle su cui potete misurare effettivamente degli angoli. Per le stelle più lontane, niente da fare, gli angoli sono quasi 90 gradi, nonostante prendete due punti sulle orbite opposte. Quindi quel metodo per le stelle al di fuori della galassia, diciamo, non funziona bene per niente. L'altro metodo avrebbe, diciamo, presupporrebbe il fatto di conoscere qual è la luminosità intrinseca, cioè di sapere se esistono delle candele standard. Se uno sa infatti quant'è la luminosità intrinseca di una sorgente luminosa, poi sa anche che quell'intensità diminuisce col quadrato della distanza e quindi a quel punto, misurando l'intensità effettiva, uno sa a che distanza sta quell'oggetto, ma deve sapere quanti watt è quella lampadina intrinsecamente. È una lampadina da 1 watt, 10 watt, 100 watt. Se tu mi dici quant'è e poi me la fai vedere, io ti dico a che distanza sta, perché so che diminuisce col quadrato della distanza. Ecco, il ruolo di Henrietta Leavitt è stato proprio quello di aver individuato delle stelle che potevano dirci a che distanza stavano e quindi darci quel righello che ci ha fatto capire quanto è profondo l'universo. Siamo appunto nei primi del Novecento e notate questa foto un po' buffa. Qui vedete il professor Pickering, direttore dell'Harvard College Observatory, e poi tutte donne. Quelle donne non sono, diciamo, come uno potrebbe pensare, segretarie, che ne so, sono le computers, cioè erano le ragazze, le donne che facevano i calcoli. Quali calcoli? Beh, quell'osservatorio produceva migliaia di lastre fotografiche, notte dopo notte, della posizione e dell'intensità delle stelle. E bisognava che qualcuno prendesse nota di posizione e intensità per vedere cambiamenti, per vedere l'apparire di cose nuove, per vedere le stelle spostarsi. Queste erano le computers. Veniva considerato che le donne fossero più adatte a un lavoro meticoloso di precisione, diciamo così, e quindi per questo, diciamo, la foto è fatta in questo modo. Naturalmente Henrietta non si limita a prendere nota, ma ci ragiona sopra, sulle cose che prende. E per esempio si accorge che alcune stelle che erano nella nube di Magellano, cioè abbastanza vicine da sapere qual è la distanza, si comportavano in modo strano. Pulsavano, aumentavano la luminosità giorno dopo giorno e poi la ridiminuivano. Alcune lo facevano più rapidamente, altre lo facevano più lentamente. E lei riuscì a scoprire, a calibrarlo questo, cioè vide
che le stelle che avevano un periodo più lungo, cioè che erano più lente, erano anche quelle che erano più luminose. E le stelle che avevano un periodo più breve, più rapide, avevano invece una luminosità ridotta. Tutto questo in un posto vicino alla galassia dove le distanze le sapevamo. Quindi riuscì a farci ricavare dalla frequenza a cui variava l'intensità luminosa, farci dire quant'era la luminosità intrinseca di quelle stelle. Questo tipo di stelle, si chiamano le cefeidi, sono contenute per fortuna in tante galassie. A questo punto abbiamo potuto capire qual era la distanza di quelle altre galassie. Abbiamo potuto realizzare finalmente, grazie alle osservazioni di Henrietta, quel righello che ci ha fatto capire, per esempio, che queste non erano nuvolette di polvere cosmica nella nostra galassia, ma invece erano veramente galassie fatte di miliardi di stelle a loro volta, lontanissime da noi. Ci hanno fatto capire, quelle osservazioni, che l'universo è immenso, distanze che non pensavamo potessero essere concepibili. L'universo è veramente enorme. Basandosi quindi sulle distanze a cui erano finalmente le galassie, il dottor Hubble riuscì a fare un'altra osservazione e cioè a capire che le galassie più lontane erano anche quelle più rosse. Le galassie più vicine erano quelle un po' più blu, cioè diciamo questo tipo di situazione. Che vuol dire che una galassia appare rossa? Se appare rossa vuol dire che si allontana, così come una sirena sonora delle ambulanze abbassa la sua frequenza quando si allontana e la aumenta quando si avvicina. Avete presente, no? Oh. Ecco, la stessa cosa appare con la radiazione luminosa. Le galassie che sono più rosse sono quelle che si allontanano da noi più rapidamente e Hubble scoprì che sono anche le più lontane da noi. Cosa vuol dire che le più lontane si allontanano più velocemente? Vuol dire che l'universo si sta espandendo e la velocità è tanto più elevata quanto più sono distanti da noi. Cioè, l'universo si sta espandendo, il che vuol dire che girando indietro il film, l'universo era prima contenuto in un volume molto più piccolo. Cioè l'universo ha avuto un inizio. Questa verità, oggi accettata da tutti gli scienziati, è qualcosa che oggi consideriamo quasi naturale, ma non era affatto. Einstein e molti altri consideravano invece naturale l'universo immobile, immutabile, eterno. Sappiamo invece, dalle osservazioni di Henrietta e dalle misure di distanza e dalle misure di Hubble, che l'universo effettivamente non solo è immenso, ma che ha avuto un inizio. Questa osservazione di Henrietta quindi è stata veramente importante e quando ci si rese conto dell'importanza che aveva avuto questa osservazione, qualcuno pensò nel Comitato Nobel a Stoccolma di proporla per il premio Nobel. Purtroppo Henrietta, sfortunata fino alla fine, era morta pochi mesi prima, ma anche per questo mi è piaciuto presentarvela.
Bene, il quarto e ultimo personaggio, quindi l'ultima osservazione, è quello fatta da Albert Einstein. Naturalmente Albert Einstein ha fatto tante osservazioni, non sperimentalmente, ma diciamo così tramite esperimenti mentali, se volete, no? Gedanken experiments. E uno di questi ha avuto conseguenze, diciamo, molto fruttuose e anche ha portato recentemente a una grande scoperta, quella delle onde gravitazionali. Quindi io volevo introdurvi a questa scoperta e tramite, diciamo, l'osservazione originale che fece Einstein. L'osservazione era quella che la forza di gravità in realtà non esiste, il che può sembrare paradossale, visto che la forza di gravità è un successo dell'umano intelletto, che ha portato come conseguenza al fatto che abbiamo potuto mandare gli uomini sulla Luna seguendo le equazioni di Newton. Quindi voglio dire, perché Einstein ha avuto questo, diciamo, questo pensiero? Beh, per capire la differenza fra l'universo di Einstein e quello di Newton, io ricorro a un'immagine che ho già fatto vedere varie volte, ma che ci dice, diciamo, qualcosa che va un po' al cuore del concetto fondamentale della teoria della relatività generale di Einstein. Cioè, immaginiamo due uomini che vivono, pensano di vivere in un mondo completamente piatto, due dimensioni, tutto schiacciato. Non c'è lo spessore, c'è solamente largo e lungo. Bene, questi due uomini schiacciati pensano così, si mettono a fare un esperimento, magari si annoiano, e decidono di mettersi a in direzione tale da essere perpendicolare a quella che li unisce all'altro e di andare, diciamo, dritti al naso, no? In direzione perpendicolare a quella che li unisce all'altra persona, cioè seguendo due rette parallele, si direbbe oggi, e direbbero anche loro che conoscono la geometria euclidea, e immaginano, poiché vanno alla stessa velocità, che se rimisurano la loro distanza più e più volte trovano sempre la stessa distanza, perché sono lungo due rette parallele. Ecco, invece fanno l'esperimento in realtà e trovano che si avvicinano, cioè il risultato è, diciamo, sorprendente. Allora lo rifanno tante volte fino a convincersi che questo succede, e che cosa ne concludono? Ma concludono, evidentemente, c'è una forza che ci attira. Questo è il punto di vista di Newton, di quello che succede. Cioè, per spiegare quello che accade in un certo mondo, non si mette in discussione la sua geometria, ma si dà per assodato che la geometria è quella, perché è quella naturale, e invece si interpreta con una forza l'avvicinarsi, per esempio. Ecco, la visione di Einstein è diversa. È quella di dire che se invece mettiamo in discussione la geometria del mondo in cui viviamo e pensiamo ad esempio che in verità non siamo su un piano ma sulla superficie di una sfera, allora è chiaro che partendo dall'equatore e seguendo una direzione perpendicolare a quella che ci unisce all'altro nostro collega, noi ci avviciniamo naturalmente, ma non perché c'è una forza, ma perché è la geometria curva che ci porta ad avvicinarci. E questa visione di Einstein è tale per cui quindi nell'universo la gravità non è altro che una manifestazione della curvatura dello spazio-tempo. Cioè, per Newton lo spazio-tempo è piatto. Tutte queste immagini si fanno vedere in due dimensioni perché è facile visualizzare le due dimensioni, la curvatura in due dimensioni. In tre no. Però, diciamo, la matematica poi, tramite l'aggiunta di variabili, ci riporta alla situazione che troveremmo nel mondo reale. Ora, il mondo di Newton, quando si dice piatto, che vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo tutti dei laser in mano per l'universo e li facciamo partire paralleli, quelli andranno per sempre paralleli. Cioè, potremmo fare una rete fitta, tutta quadrata, di parallelepipedi, perfettamente all'angolo retto, e se ci mettiamo una massa in quello spazio, per Newton non cambia niente. Semplicemente quella massa ha un campo gravitazionale che attirerà le altre. Ecco, invece, secondo Einstein non è vero. Quella massa provoca una deformazione dello spazio, in realtà dello spazio-tempo. Quindi tutto quello che succede poi è una conseguenza del fatto che tutti gli oggetti, compresa la Terra, si muovono liberi da ogni forza,
ma costretti a muoversi in uno spazio che è quello curvo e non quello piatto. Per cui gli oggetti si muovono liberi seguendo le linee di minima distanza, ma non di minima distanza in uno spazio piatto, di minima distanza in uno spazio curvo. Beh, la linea di minima distanza per la Terra nello spazio intorno al Sole è un'ellisse. Viene fuori dall'equazione di Einstein, che quindi da questo punto di vista è perfettamente compatibile con quella di Newton. Ma a differenza di quella di Newton, predice tanti altri effetti. Predice per esempio che la luce deve curvare intorno agli oggetti pesanti, la qualcosa è stata poi effettivamente osservata. E questa visione è sintetizzata da Archibald Weir dicendo che lo spazio-tempo dice alla materia come muoversi e la materia dice allo spazio-tempo come curvarsi. In questa visione einsteiniana, quindi, le masse più sono concentrate e più, diciamo, è profonda questa deformazione dello spazio-tempo e più attirano effettivamente il campo gravitazionale in superficie, tanto più forte quanto più profondo questo avvallamento, che diventa molto profondo per le stelle di neutroni e ancora di più per i buchi neri, oggetti, come sapete, estremi. La gravità è così forte perché la massa è così concentrata che neanche la luce riesce a sfuggire a quella gravità. Un oggetto del genere inghiotte tutto e non emette nulla, chiaramente. Perciò si chiama il buco nero. Ecco, oggetti come questi, che provocano delle deformazioni effettivamente nello spazio-tempo, quando si muovono in questo spazio-tempo flessibile, dove la materia riesce a deformare, quindi come se fosse un tappeto elastico, una gelatina, diciamo così, e beh, cosa succede se due oggetti si muovono? Provocano delle onde, così come due paperelle in uno stagno provocherebbero delle onde a rincorrersi uno con l'altra, così si provocano delle onde anche nello spazio-tempo, secondo Einstein. Sono onde gravitazionali perché generate dalle masse in accelerazione. E di che sono fatte? Cos'è che si propaga? Si propaga una deformazione dello spazio a velocità della luce. Queste vibrazioni possono essere paragonate un po' al suono. Il suono che sentite qui sulla Terra è dovuto alle vibrazioni dell'aria. Nello spazio vuoto l'aria non c'è, però c'è lo spazio. E lo spazio non è mai veramente vuoto. Lo spazio è fatto di questo materiale flessibile che si può comprimere e si può allargare e può propagarsi, deformando naturalmente tutti gli oggetti che incontrano. Per esempio, se un'onda gravitazionale incontrasse un ragazzo, avrebbe questo effetto su di lui, incontrandolo, diciamo, di fronte proprio, passandoci attraverso. Cioè lo deformerebbe in un verso e poi nell'altro. È un movimento cosiddetto quadrupolare o mareale. Naturalmente uno potrebbe dire, beh, allora cerchiamo di... Perché non l'avete già misurato da tanto tempo, vedendo se le cose si deformano in questo modo quando passa un'onda gravitazionale? Perché l'effetto è piccolissimo. Si tratta di miliardesimo di metro per sorgenti più forti che possiamo immaginare. È chiaro che ci sono voluti 50 anni di sforzi sperimentali per cercare di misurare una quantità, una deformazione così piccola. Ci si è provato in tanti modi. Il primo fu Joe Weber, che vedete in alto a sinistra, un sognatore, uno che ha pensato, questa vibrazione in fondo è un suono che si propaga nell'universo, allora un rivelatore potrebbe essere un diapason, che al passaggio dell'onda suona, vibra. Questi rivelatori, sviluppati anche con maggior, spingendo la tecnologia al limite, raffreddandoli a bassissima temperatura per ridurre il rumore termico, cioè le vibrazioni dovute alla temperatura, sospesi perfettamente, non sono stati sufficienti per poter vedere le onde gravitazionali. La sensibilità non era abbastanza. Siamo perciò dovuti ricorrere a strumenti più sofisticati. Questi strumenti più sofisticati utilizzano degli specchi sospesi a distanze di molti chilometri e per misurare questa distanza si usa un fascio laser. Allora, questo metodo, il metodo dell'interferometro cosiddetto, con questo metodo siamo riusciti a misurare le onde gravitazionali. E io vi faccio vedere uno di questi sistemi, questo si chiama Virgo, è a Pisa. Nella foto vedete a destra Adalberto Giazzotto, il papà di Virgo, purtroppo scomparso l'anno scorso, vicino a Alain Brillet, il suo collega francese. Questo oggetto è possibile visitarlo,
si trova, come dico, vicino Pisa, a Cascina, e questo è il modo come funziona un interferometro laser. Cioè, adesso lo vedete in azione, ma vediamolo in dettaglio. Questo è uno schema, questo cilindretto fa finta di essere un laser. Il laser attraversa uno specchio che, diciamo, divide in due la luce. Questa luce divisa in due percorre due traiettorie perpendicolari e torna allo specchio iniziale componendo le due onde. Se per esempio inizialmente le distanze erano tali che le onde sono in opposizione di fase, nel rivelatore che avete a destra avete il buio. Ma se passa un'onda gravitazionale, cambiano le lunghezze delle due, dei due tragitti, ecco che le onde si possono trovare anche in concordanza di fase anziché in opposizione. Ecco, questo metodo è precisissimo e riesce a misurare i miliardesimi di metro. Incredibile. La frequenza con cui cambia quello spot è la frequenza dell'onda gravitazionale e l'intensità di quel punto luminoso è collegato all'ampiezza dell'onda gravitazionale. Ce ne sono tre di questi rivelatori nel mondo, due sono a Lewiston, uno a Lewiston e uno a Hanford, negli Stati Uniti, agli angoli opposti, se volete. Il terzo di questa classe è vicino Pisa, come ho detto. I due rivelatori americani sono entrati in funzione un po' prima, perché sono stati finanziati un po' prima, e loro hanno fatto la prima scoperta. Il 14 settembre del 2015, vedete quelle specie di onda in alto, no? L'onda rossa e quella blu. Beh, quelli sono i due segnali percepiti dai due interferometri che stavano agli angoli degli Stati Uniti. Il segnale iniziale è in realtà un rumore che poi si trasforma in una vera e propria onda. E così anche quell'altro. Infatti, sottraendo il rumore, la seconda linea, si vede che la stessa forma d'onda, lo stesso segnale, è arrivato sui due rivelatori. Come lo interpretiamo, quel segnale? Quel segnale lo interpretiamo come due buchi neri, uno di 29 masse solari, l'altro 36 masse solari, che hanno ruotato uno intorno all'altro, ruotando naturalmente emettono onde gravitazionali, il che vuol dire che perdono energia. L'energia perduta fa sì che si avvicinino. Più si avvicinano e più vanno veloci, perché si conserva il momento angolare. Il fatto che più si avvicinano e più vanno veloci si spiega anche con, non so, la ballerina che quando tira a sé le braccia va più veloce, per esempio. Oppure se vi mettete su un seggiolino che ruota, se voi allargate le braccia con dei pesi agli estremi rallentate improvvisamente, ma se riavvicinate i pesi a voi riaumentate la velocità. Sembra magia, ma è fisica, è la conservazione del momento angolare. Per cui questo oggetto emette un'onda gravitazionale che aumenta in ampiezza, ma aumenta anche in frequenza fino al momento in cui non si fondono i due buchi neri. Una domanda che mi può essere posta è: ma come fa a esserci tanta informazione in un'onda che dura, badate bene, una frazione di secondo? E da quell'onda tu ci dici che sappiate che 29 masse solari, 36 masse solari, che erano due buchi neri, non due stelle normali, e addirittura, udite, che la distanza era 1.300.000.000 di anni luce. Per dimostrarvi che anche un'onda di una frazione di secondo contiene molte informazioni, facciamo il seguente esperimento mentale. Immaginate che voi entrate in questa stanza, bellissima sala, completamente buia, e che quindi non sapete cosa c'è dentro, non sapete nulla. All'improvviso sentite una nota di pianoforte, facciamo un sol. Come sentite, questa nota è durata 2 secondi, 3 secondi, non lo so, pochissimo. Voi, senza strumenti particolari, ma semplicemente col vostro udito, sapete che c'è un pianoforte nella stanza, non l'avete visto. Sapete addirittura, se siete avvezzi alla musica, che era un sol. E se siete veramente esperti, direi se siete un accordatori, sapete anche che il pianoforte è di buona marca. Quante informazioni ci porta? E sapete anche a che distanza, in fondo, se era a fianco a voi o se era in fondo alla sala. Allora non c'è da stupirsi che un'onda come questa ci porti veramente tutte queste informazioni straordinarie sulla sorgente che l'ha emesse. Ecco, se una
se una telecamera fosse stata lì sul posto, a questa distanza enorme, avrebbe visto questo. Questa è molto rallentata come immagine. Vedete che intorno ai buchi neri c'è una deformazione visiva delle stelle che sono dietro. È la curvatura loro che fa in modo che, come se fosse un vetro, diciamo così, no? Fa un po' da lente. Questa è molto rallentata, quindi ci permette di apprezzare questa sorta di danza mortale dei due buchi neri che si avvicinano sempre di più e poi si fondono nel buco nero finale. Ecco, questo evento è quello che è stato registrato il 14 settembre del 2015. Non è uscito neanche un raggio di luce da questa sorgente. Non è uscito un fotone, un'onda elettromagnetica di nessun tipo. Solo la vibrazione dello spazio che si è propagata fino a noi e che noi abbiamo rivelato con questi strumenti. Per vedere meglio questo effetto, vedete in questa immagine le parti più chiare sono le creste dell'onda. Dovete immaginarveli come se vedesse dall'alto la superficie dell'acqua, no? Questi due buchi neri, qui è più rapido, si sono avvicinati sempre più veloci, hanno emesso la cresta dell'onda e poi si sono rimasti inquiete. Ma questa cresta dell'onda si è propagata per l'universo per 1.300.000.000 di anni, fino ad arrivare il 15 settembre, come ho detto, il 14 settembre, sulla Terra. La Terra anche ha risposto all'onda gravitazionale, perché l'onda gravitazionale deforma tutto ciò che incontra. L'effetto che vedete qui è esagerato, per fortuna, perché adesso vedete, insomma, la Terra si gonfia un po' troppo, non è così, per fortuna, l'effetto è molto piccolo, ma anche la Terra quindi ha risposto all'onda gravitazionale. Stavolta, però, c'erano degli strumenti con la sensibilità giusta in grado di poter vedere queste onde. Ecco, diciamo che la scoperta è stata fatta, è stata pubblicata su Physical Letters, ha dato il premio Nobel ai tre padri dell'osservatore LIGO. Poi, il 7 agosto dell'anno scorso, è successa un'altra cosa. E cioè, non sono stati più due buchi neri, cioè cose che emettono solo onde gravitazionali, ma si sono scontrate due oggetti diversi, due stelle di neutroni, le quali, altro che se hanno emesso anche onde gravitazionali. Vediamolo in questo breve filmato. Questa volta i due oggetti erano oggetti veri, due nuclei giganteschi di neutroni, si sono fusi e non solo hanno emesso l'onda gravitazionale, ma anche un impulso di raggi gamma e poi tutta una serie di colori dai quali abbiamo potuto distinguere gli elementi che si sono formati in questo scontro. Ecco, questa è la Terra. Come sapete, la Terra ha tanti elementi chimici, no? Abbiamo fatto vedere prima la tabella di Mendeleev. Bene, vi ho detto prima che le stelle riescono a formare gli elementi fino al ferro. Eppure esistono, lo sappiamo, sulla Terra degli elementi che sono più pesanti del ferro. Ognuno di noi, di voi, ha l'oro, se non ce l'avete qui, ce l'avete a casa. Esiste l'uranio, il plutonio. Ecco, dove venivano formati questi elementi? Era un po' un mistero, l'origine degli elementi pesanti nell'universo. Ora lo sappiamo. Ora lo sappiamo che sono le stelle di neutroni, quando si scontrano, che riescono a fabbricare questi elementi più pesanti del ferro. In particolare si stima che lì dove è successa questa stella di neutroni, questo scontro di stelle di neutroni, si sia formata una massa di oro pari a 10 volte la massa della Terra. Naturalmente andare a prenderla ci vogliono 100.000.000 di anni e quindi non è il caso che ci pensiamo. Però la cosa importante è che oggi sappiamo che mentre gli elementi lì in grigio sono fatti dalle stelle, quelli che hanno anche del giallo lì, tanti come vedete, si formano quando le stelle di neutroni si scontrano. Lo sappiamo da questo ultimo evento registrato. Ecco quindi che tramite le onde gravitazionali abbiamo aggiunto un nuovo senso all'umanità. Non abbiamo più solamente gli occhi per guardare, abbiamo anche stavolta sviluppato una sorta di udito. Sappiamo percepire le onde dello spazio che si propagano alla velocità della luce, le onde gravitazionali. L'universo è anche meno oscuro, quindi, perché anche dalle parti buie, anche gli oggetti che non emettono luce,
eppure emettono questo tipo di onde. Ecco, l'universo è quindi, diciamo, meno oscuro di prima e sappiamo che le prossime scoperte potrebbero portarci anche a straordinarie novità. È come se avessimo per la prima volta, siamo per la prima volta in grado di ascoltarlo, l'universo. Chissà quali strumenti riserva per noi. Grazie.
Bene, siamo partiti dal notebook di Galileo e siamo arrivati alla pubblicazione su Physics of Letters della scoperta delle onde gravitazionali. Avevamo, come dico, solo la vista, ora abbiamo anche l'udito. Questo fa un po', diciamo, da ponte tra l'inizio e la fine di questa conferenza, di questo spettacolo. Siamo partiti da Galileo Galilei, abbiamo attraversato le osservazioni di Fraunhofer, Leavitt, fino a quella di Einstein. Diciamo due messaggi per concludere, prima che del pezzo finale di Lara e Gabriella. Il messaggio è che il talento non conosce quei segni per terra chiamati confini fra i paesi e i continenti. Il talento nasce dappertutto ed è un spreco per l'umanità non sfruttarlo dovunque esso nasca. Uno può immaginare che gli scienziati di oggi siano tanti piccoli Einstein, ma non è così, non funziona così. Invece funziona in quest'altro modo. Cioè, queste sono le collaborazioni, alcune diciamo un estratto di alcune riunioni delle collaborazioni che hanno scoperto le onde gravitazionali e anche il bosone di Higgs. Come vedete c'è una diversità. Ecco, quando è ben governata, la diversità è un valore in assoluto. Questo è il messaggio che ci viene dalla ricerca scientifica. E per chiudere, chiudo con una bellissima frase di Proust, che dice che il vero viaggio di scoperta non consiste nel fare una collezione di cartoline e di paesaggi, ma nell'acquisire nuovi occhi con cui guardare le cose, perché poi nulla sarà più come prima. Io vi ringrazio dell'attenzione in cui ci avete seguito. Grazie.